Andrea, buonasera. Buonasera, come state? Benissimo, una fatica che merita perché uno spettacolo così. Vieni dall'over 50. È emozionante. Invece adesso vediamo l'over 40. Buonasera, adesso buonasera. L'over 40. Ecco, l'arbitro della finale. Esatto. Allora, parliamo del livello, perché a me mi interessa avere un tuo parere. Tu li conosci tutti. Sì. Hai visto milioni di partite. Ma vuoi sapere del 50 o del 40? Parliamo del 50. Il 50 è una cosa incredibile, a parte che noi abbiamo pure il 60. Stasera faremo anche le premiazioni. Sì. E paradossalmente, tanto più in là vai con gli anni, tanto diventa inversamente proporzionale il modo in cui tu ti alleni e ti prepari. Cioè, se sei stato un calciatore ma non sei allenato, paradossalmente chi è più allenato di te è stato meno calciatore, però rende di più in campo. Quindi questa è una cosa importante. Poi un'altra cosa importante è l'organizzazione della squadra. Viste, quote campo, cioè se c'è qualcuno che libera i giocatori da tutta questa parte qui è una cosa fondamentale, perché certo, il giocatore può fare il giocatore. Esatto. E soprattutto è stato abituato, perché questo livello sono tutti giocatori, professionisti o comunque gente che ha giocato ad alto livello, sono tutti abituati a fare i calciatori. Se tu li metti in condizione di fare i calciatori, probabilmente, quindi non basta solamente trovare gente forte e creare un gruppo, ma serve anche organizzarli bene. Questo lo dico sempre, perché tante volte vedi delle buone squadre, dei buoni giocatori, ma male organizzate, e non ottengono risultati. Arrivano ai quarti, in semifinale, ma non riescono a ottenere risultati. E questa è il Pezzana è storico, il Pezzana è una tradizione, il Pezzana non è facile da vincere. No. Ma poi c'è il campionato, che è un torneo, sì, e c'è una premiazione, chi vince, e poi c'è il playoff, che è il torneo generale che lo vinci. Quindi tante volte ci sono delle squadre, tipo stasera abbiamo visto il Tiravolo, il Paraguay, ha iniziato malissimo il campionato, è arrivata a metà classifica. Caspita. Però nei playoff si sono ricompattati e sono andati avanti bene, tant'è che hanno vinto stasera. Sì, hanno vinto, sono andati avanti. Beh, comunque le partite molto belle. Gol spettacolari. Esatto, io devo dire, bisogna seguirli perché inventano, questi sono giocatori che hanno. Sì, ma non so se hai visto la precisione con cui si passano la palla. Assolutamente, assolutamente. Quindi Andrea, andiamo a vedere l'over 40. Eccolo, l'over 40 è qui, fra personaggi famosi e ex calciatori. Certo. Visto anche qualche attore importante in sì, campo, sì. Che sono anche bravi, tra l'altro. Sono anche bravi, andiamo a vedere. Va bene. Ciao Andrea. Ciao. Pezzana, grande torneo.